Allora ragazzi, ci sono stati problemi con Slam per il video, quindi al suo posto ci sta Frenzy, quindi ogni volta che io dico Slam, immaginate che ci sia Frenzy nel video, solo quello. E ricordate di lasciare un mi piace. Zecimbras a tutti ragazzi qui Blur e oggi siamo qui con un video. Ma, prima di tutto vi dico scusate per il titolo. Lo so, non è un titolo da me, è un titolo da Ciccio Gamer. Dovete capire, è una nuova serie e non sapevo come cazzo chiamarla. Quindi nei commenti ditemi come chiamarla. Praticamente dovevo attirare gente, così che comunque potete decidere voi se seguirla o meno questa serie. Cosa tratterà? Io devo hittare in 6 minuti più trick possibili. Praticamente devo hittare 2360, 2720 e 2080. Perché due? Perché a ogni trick ci sarà una verità imbarazzante di Slam, Tony o Chakra. Intanto passiamo alla schermata del video. Devo aumentare un po' il tempo, ma a parte quello, ok, perfetto. 7 minuti perché uno se ne va ovviamente per la bandiera. Allora, precisamente i 360 sono di Chakra, i 720 di Slam e ovviamente i 1080 sono di Zano Akatoni. Io spero vi piaccia la serie perché mi è venuto in mente potrebbe essere caruccia. Andiamo a prendere la bandiera, faccio i tagli per la bandiera perché ovviamente non me ne frega un cazzo di come si prende una bandiera, anche se ho stile nel fare anche quello. Che ci arriviamo, dobbiamo solo aspettare che qualcuno ci ammazzi. Ciao bello, ma ammazzi? Grazie, non ho messo l'infiltra, sono un coglione, ora spawno across the map. Vabbè, sti cazzi, proviamo a farmi in 5 minuti, tanto noi siamo fortissimi su BO2. Io le verità imbarazzanti non le ho ancora sentite, quindi non so cosa aspettarmi, ma sono sicuro che saranno abbastanza imbarazzanti. Certo, grande, sei un grande Blur. Scusate per i trick che vedrete, ragazzi, veramente. Dai, per favore, voglio subito andare con i 1080. Pa, 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 pa. Come fa? Across the map. Ah, allora, facciamo che però devo sputtanare almeno due persone completamente e dell'altra almeno uno. Di segreto. Se no facciamo come penitenza che ve ne devo dire due miei. Cosa è successo? Perché mi ha fatto lo sompo finale? Dai! Dai, però non è possibile. Cioè, almeno uno. Questo era un 1080. E allora cosa è successo? C'era una volta, una serata che avevamo fatto un pubetto. Io sinceramente ero innamorato di questa ragazza che comunque mi ha sempre mostrato interesse. Soltanto che un periodo che praticamente c'è stato che lei non lo so, era fredda con me, no? Soltanto che io non lo capivo e ero convinto che ancora fosse innamorata di me. E allora abbiamo cominciato a bere. Io mi sono ubriacato. Lei se n'è andata, io gli sono imboccato sotto casa, ovviamente con il gentile aiuto di un mio amico, perché non mi reggevo in piedi, e praticamente stavo piangendo in dialetto perché se n'era andata, perché urlavo il suo nome, ma lei non veniva. Allora a un certo punto gli siamo andati a citofonare a casa, lei è scesa, più che tranquillizzarmi mi ha fatto incazzare, perché io volevo una relazione, invece lei voleva soltanto prendermi per il culo. E allora cosa è successo? Mi ha detto di stare tranquillo. Io me ne sono andato per strada con questo mio amico piangendo, tutto triste. E poi gli sono tornato a casa e gli ho vomitato per terra. E poi mi sono addormentato. Avete sentito quella di Zano che è stata molto strana effettivamente. Dai, please, mamma, che palle sti bot di merda. Ah, infatti ora facciamo Chakra. Dai, no, vi giuro, sei tre se... Ogni partita dovete sapere ci sta un bot che è Gesù Cristo sceso in terra con le ciabatte e coi calzini. Questa è bella, questa è bella. Dai, però io vado per 1440, frate. Pure con lateral. Bella, questa era un altro 1080, vai con Tony. Ok ragazzi, questa è una clip di Milano nel 2013 al Games Week, mia di Tony, ed è veramente imbarazzante. Ok ragazzi, siamo a Milano, sono Blur, c'è cioè Deluxe, è bellissimo. È appena cascato il cellulare a Tony e ora stile Vine lo raccoglie. Dai, dai, 7:20, 7:20. No, non mi ammazzano, ci provo. Dai, stanno lì tutti! Cioè, potrei farlo alla prima partita. Sì!
Sì. Ho avuto un appuntamento con una ragazza. Siamo usciti e praticamente parlando così, sedendoci su una panchina, lei mi si mise sopra le gambe e in quel momento il mio pene ha avuto la bella idea di alzarsi. È stato abbastanza imbarazzante in quel momento, devo essere sincero. Infatti con quella ragazza non ho avuto più contatti. Ce l'ho un trick per cui andare per il 7:20. Eh sì, che questo. Oh! Eh sì, ma il colpo deve andare, fratello. Sta il mondo lì. Sta il mondo lì. Dai! Sto più meglio di quando faccio le kill race. Oh, sì, sì. Un altro episodio, ragazzi, è successo 2 settimane fa. Ho compiuto 18 anni, potete immaginare comunque i miei amici che mi hanno fatto bere a schifo e tutto. Morale della favola, a fine serata io che non mi reggevo in piedi, mi sono tirato sui pantaloni davanti a tutti, fuori dal locale, in mezzo alla strada, e ho cagato come un cino. E la cosa più bella, ragazzi, cioè io sono rimasto lì con le mutande tirate giù, e i miei amici mi hanno dovuto alzare le mutande, mi sono svegliato la mattina con certe sgommate. Oh, ci mancano solo i 360. Ti giuro, se non riesco a hittare i 360, dislike al video. Sto trovando. Non vanno i 360, ci voglio credere. Oh, dai, dai. Ero in seconda media e avevo questo prof qua di storia italiano che era abbastanza un maniaco. Ogni volta che ci interrogava, soprattutto alle ragazze, tipo c'era una mia amica che si chiamava Barbara e gli faceva: oh Barbara, ma non è che c'è troppo caldo? Togliti la maglietta. No, no, sto bene. No, no, ma toglitela tranquilla. E allora un giorno così, e io ai tempi suonavo la batteria e quindi facevo i ritmi sul banco, ero tutto gasato, mi picchiettavo le gambe e così. Allora lui mi guarda e all'intervallo poi mi chiama fuori e mi fa: senti Luca, lo so che in questa età è così, però non ti puoi fare le seghe in classe. E io: ma no, ma stavo facendo i ritmi con la batteria. No, no, ma non ti preoccupare, guarda, ci sono passato anch'io, cioè capita ancora adesso a me. No, ma prof, io facevo i ritmi. No, non ti devi vergognare, è normalissimo. Come lottiamo questo? Così. Yeah. Yeah. Dai, era irritatissimo. Che schifo, poi. Sì, anche in collateral. Ultima di chakra. Ma l'estate tra la terza media e la prima superiore, e si iniziava comunque ad uscire con gli amici. Erano le prime uscite da soli, diciamo, senza i genitori. E allora avevamo organizzato di andare tutti quanti al cinema di pomeriggio, ovviamente, perché sennò di sera ti accoltellano e ti stufano. E c'era una ragazza che mi piaceva e sembrava che io piacessi anche a lei. Siamo andati al cinema e ci siamo seduti di fianco. Cioè, tipo all'inizio del film, i primi 20 minuti, sento questa qua che inizia a mettermi la mano sulla gamba. Allora io mi preoccupo e dico: boh, vabbè, non so, vorrà fare questo. A un certo punto poi sento che la mano inizia a salire e mi sfiora la cappellona. E quindi io mi sono preoccupato, ho preso e sono uscito. Gli ho lasciato i popcorn e ho detto: devo andare in bagno. Ho preso, sono uscito e sono tornato a casa. Abbiamo finito. Cioè, siamo riusciti a fare tutto alla prima botta. Che culo di merda. Madonna, mo si vede sto schifo. Mo si vede lo schifo grittato. Maro, quant'è brutta! Devo tenere 1080 per ultimi. Spero che vi possa piacere un video del genere. E fatemelo sapere con un like. Proviamo ad arrivare a 1000. 1000 mi piace sarebbero veramente buoni per una serie che è appena iniziata. Almeno capisco che volete altri episodi. E nient'altro. Scrivete magari la mappa dove lo volete vedere. Chi volete che io sputtani con qualche segretuccio. E nient'altro. Ricordate un mi piace, un commento anche per il nome della serie. Ciao ciao.